È tutto pronto per l'inizio di questo match. Con me oggi c'è un commento tecnico davvero d'eccezione. No, c'è Stefano Nava, ma gli do il grande benvenuto. Ciao Stefano. Ah, sei sempre il solito, Pier. Dai, la gente a casa stava già cominciando a strapparsi i capelli. E non si fa così, eh? Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. L'allenatore ha optato per il 4-3-3 nel match di oggi, schierando i tre attaccanti piuttosto vicini fra loro. Un modulo che dovrebbe esaltare la loro abilità palla terra e privilegiare gli scambi nel breve. Ecco come si schierano gli ospiti. 4-3-3 per loro oggi, con gli attaccanti piuttosto stretti, è un modulo simile a quello degli avversari. Un modulo offensivo che almeno sulla carta dovrebbe garantire gol e spettacolo. Partita della partita fra questi due giocatori, fra i protagonisti annunciati del match di oggi. Sei d'accordo, Stefano? Direi proprio di sì, Pierluigi. Hanno qualità con cui possono fare la differenza per le rispettive squadre. Mantengono un ottimo possesso palla. Lukaku. Ta. Sterling. Può portarsi in vantaggio. De Paul. Chiellini. Palla recuperata dagli avversari. Occhio alla ripartenza. È tutto solo. Non la blocca. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Kruse. Palla lunga per Felipe Anderson. Cerca il cross profondo. Traversa e gol. L'ha messa dentro con una conclusione di rara precisione. Palla che tra l'altro è entrata dopo aver toccato la parte bassa della traversa. Sì, qualche centimetro più in alto e probabilmente il tiro sarebbe stato risputato indietro. Un po' di fortuna ogni tanto non guasta. Attenzione, pericolo. Nessun problema qui per il portiere. Sterling. Da Costa. Vardy. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Può contare sull'aiuto dei compagni. Fernandinho. Felipe Anderson. Prova Felipe Anderson! Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa. Il tiro di Kruse! Ha provato la botta dalla media distanza e per poco non trovava un gran gol. Conclusione leggermente troppo alta che ha baciato la traversa. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Sceglie il tocco corto. Gran tiro. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Si abbassa per ricevere. Sterling. Buona la lettura di Chiellini che recupera. Belotti. Nainggolan. Duván Zapata. Ci sono metri a disposizione. Zapata. Occhio al tiro. Tiro scagliato da troppo lontano per far male da lì. Tocco impreciso, pallone recuperato. Keita! Palla in out, sarà corner. Può essere una buona chance per pareggiare. Salgono anche i saltatori per sfruttarla. Occhio al corner. Il portiere di pugno allontana. Palo laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Gervinho. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E non ha sbagliato, ha trovato il gol del pareggio. Freddissimo qui sotto porta. Ha sfruttato nel migliore dei modi questa chance, bravo. Ora possono sfruttare un vantaggio psicologico importante. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1.
Bobby Dia Quinta. Fabinho, Sterling, Fernandinho. Duván Zapata. Vardy. Kruse. Sterling. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla ancora in gioco, pericolo. Spazio per il cross. Pallone recuperato. Si resta dunque sul risultato di parità. Portiere protagonista, con un intervento prodigioso. Fabinho. Sterling. Palla recuperata dagli avversari. De Paul. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Situazione di parità che potrebbe sbloccarsi grazie a questo calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Pallone recuperato senza problemi qui. Nainggolan. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Sterling. Da Costa. Fernandinho. Vardy. Kruse. Vardy. Può far male da lì. Ha sfiorato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Vardy. Gran pallone di Vardy qui. Palla ancora in gioco. Ottima chiusura di Chiellini. Zapata. Da Costa. Fernandinho. Fabinho. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Mendy. Occhio al traversone. Il cross viene intercettato dal portiere. Vardy. Gran pallone di Vardy qui. La mette in mezzo con questo pallone. È un gol che premia i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato. Il gol era nell'aria, si respirava già da diversi minuti. Ed ecco che è puntualmente arrivato. Punteggio cambiato, ora siamo... L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Primo tempo di... Inizia dunque il secondo tempo. Mi auguro che sia all'altezza del primo. Finora è stata una partita da brividi, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. João Cancelo. Mamma mia, cosa ha fatto qui! C'è spazio per andare. Continuano a girare palla, cerca... Parte il tiro! Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Palla ancora lì! Riconquista palla intercettando la traiettoria. Prova! Portiere senza problemi che sventa la minaccia. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Ha il pallone del pareggio. Calcio d'angolo può essere l'occasione per il pari. Palla verso il centro del... Zapata! E c'è la traversa! Ed entra in rete! Gol! Evidentemente erano ancora con la testa a festeggiare il gol del vantaggio. Un calo di concentrazione che si è rivelato fatale. Un gol importantissimo che concede una nuova parità. È davvero una partita incredibile. Kruse. Raja Nainggolan. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Duván Zapata. Occhio al cross. Risolve lui. Ancora un passaggio perfetto. Kruse. Mendy. Felipe Anderson. Cerca il sostegno dei compagni.
C'è il vantaggio, possibile crossare. Fischia l'arbitro, punizione. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Qualcuno fa il furbo lì, prova in porta, tiro murato. Belotti. Gervinho. Nainggolan. De Paul. Duván Zapata. Keita! Non la blocca. Miracolo del portiere che sventa il tiro qui. Ma che riflessi, Pier, davvero una parata eccezionale. Mendy. Felipe Anderson. Puntuale qui il difensore nel recupero. Belotti. Alessandro. Gervinho. Alessandro. Belotti. Keita! C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Cerca la sovrapposizione. Si riparte con una rimessa dal fondo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Raja Nainggolan. Alessandro. C'è spazio per andare. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Azione che sfuma, ci sarà una rimessa dal fondo. De Paul. Zapata. Gervinho! Ecco il gol, risponda con l'aiuto del palo. Ha giocato di sponda con il palo, trovando un gran gol anche con un pizzico di fortuna. Conclusione precisa al millimetro. Se l'avesse svolata un altro poco, sarebbe finita fuori. 3-2, partita molto spettacolare. Chiellini. Raja Nainggolan. Keita. Joao Cans. Attenzione, pericolo! Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile. Quanto si è visto finora. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Attaccante bravo qui ad avventarsi su questo cross dalla destra e a fare secco il portiere. Non poteva sciupare una palla così limpida, no. Si è mosso con i tempi giusti, è arrivato di testa sul pallone, ha segnato un gran gol. Sicuramente avevano già provato in allenamento questo schema dalla bandierina. Manolas. Alessandro. Ottimo recupero di Nainggolan. Luis Alberto. Belotti! Che gol! Splendida rete!
Pallone che finisce lì sotto, nel 7, dove il portiere davvero non può arrivare. Ennesimo gol subito oggi. Il portiere non è riuscito a dare minimamente sicurezza alla difesa. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Felipe Anderson. Numero. Che giocata. Occasione. Pallone in gioco, attenzione. Ottimi i suoi passaggi oggi. I tifosi di casa sembrano ammutoliti di fronte alla prestazione degli avversari. Sì, Pier, sono stati inferiori in ogni zona del campo. Non sono riusciti a opporre un'adeguata resistenza. La protesta in sottofondo dei tifosi, chiaramente delusi dalla prestazione della loro squadra, passa oggi troppo molle. Mancano della grinta, della cattiveria agonistica necessarie per provare a rimontare lo svantaggio. Stanno dominando contro una squadra sulla carta di pari livello, te l'aspettavi? Sinceramente no, non comunque in questo modo. Non gli stanno facendo vedere la palla. Luis Alberto. João Cancelo. Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? 60 secondi al 90esimo, Pier, ultimo giro di lancette. Grazie, grazie Matteo. Fernandinho. Zapata. Luis Alberto. Raja Nainggolan. Luis Alberto. João Cancelo. Tempo scaduto, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Sarà quasi una passeggiata.